votare. Questo programma io l'ho sottoposto subito ai leader del centrodestra, ne abbiamo discusso e l'hanno praticamente tutto approvato, con due soltanto eccezioni. Salvini era sul no euro, mentre io avevo un'altra formula. Adesso ha cambiato ed è razionalmente, assolutamente sul fatto che non si può uscire, non è conveniente uscire dall'euro. La signora Meloni volle che mettessimo dentro dei provvedimenti che aiutassero i giovani, cosa che è stata assolutamente fatta. Il programma poi ultimamente è stato sottoposto agli uomini, agli economisti di tutti i partiti del centrodestra. Hanno esaminato punto per punto, ne è venuto fuori un programma che poi i leader hanno sottoscritto con la loro firma autografa globalmente. Quindi alla domanda del Presidente, ma c'è da fidarsi di questi qua, che coalizione sarà? Non sarà una coalizione come quella con cui io sono andato in poco tempo al governo, che mi ha impedito di fare tante cose. Questa è una coalizione su cui c'è un programma e il programma si deve assolutamente rispettare. E devo dire anche che essendo insieme alla Lega, alla Meloni, eccetera, da tanti anni, governando insieme anche alcune province importanti, la Lombardia, la Liguria, il Veneto, adesso anche la Sicilia, devo dire che siamo stati capaci di andare sempre d'accordo e di produrre un buon governo. Dice, ma ci sono certi punti che sono fuori dal programma. È vero, ci sono certi punti che non siamo riusciti adesso a mettere nel programma perché su questi punti abbiamo posizioni diverse, ma se avessimo la stessa posizione su tutti i punti possibili non saremmo una coalizione, saremmo un partito unico. Quindi su questi punti diversi, 3% di deficit sì, 3% di deficit no, eccetera, come lei ha accennato, troveremo certamente una volta seduto al tavolo un punto di incontro e di consenso. Devo dire, a proposito di seduti al tavolo, che il signor Matteo Salvini al tavolo è quasi un'altra persona rispetto al Salvini che fa campagna elettorale. È persona gradevole, milanista, tra l'altro che non guasta. Vabbè, Questo abbiamo qualcosa da ridire, però. fa niente, dai, adesso siete, avete campo libero. Che non guasta, che non guasta, e poi è anche molto concreto e molto ragionevole e razionale. Quindi io dal tavolo non mi sono mai seduto avendo una cattiva opinione del comportamento del signor Salvini e della signora Meloni. Quindi con una grande maggioranza garantisco che potremo fare un governo capace di operare e di fare che cosa? La realizzazione di questo programma che adesso vi racconto. Tutti i punti che il Presidente ha ricordato e negli scritti vostri che sono usciti negli ultimi tempi sono praticamente ricompresi nel programma perché le imprese sono la base di un'economia e quindi non bisogna tra l'altro dire lavoro, lavoro, lavoro e allora bisogna che si facciano tre cose. Per bloccare immediatamente le immigrazioni l'Europa deve stipulare, come facciamo noi, dei trattati con tutti i paesi della costa affinché mettano milizie in campo. Tolgano quando incontrano un'imbarcazione adatta alla traversata del Mediterraneo l'elica e una parte importante del motore, costruiscono dei centri di accoglienza da mettere sotto il controllo delle Nazioni Unite attraverso i caschi blu. Stabiliscano, e poi devono pagare il costo di queste operazioni con i militari ai singoli paesi. Stabiliscono anche dei trattati con i paesi di origine, perché adesso molti non li rivolgono indietro. È successo di persone portate lì da aerei, dice no, qua non scendono, se li sono dovuti riportare indietro. Quindi devono avere degli accordi con i paesi di origine siano disposti a riprenderseli. Terzo, una cosa che io dico da diversi anni, se ne discute alle Nazioni Unite a New York fra qualche settimana e speriamo. Ci vuole un grande, 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 grande piano Marshall per i paesi africani e per i paesi dell'estremo oriente.
altrimenti, se non faremo questo, avremo una immigrazione di massa nei prossimi anni e la nostra identità sarà perduta. Come si fa? Si devono mettere insieme Stati Uniti, Unione Europea, Federazione Russa, Cina, Giappone, paesi del petrolio, e mettere lì delle somme importanti, si parla di centinaia di miliardi, a questi paesi non costano niente perché stampano moneta, e dobbiamo con questi soldi mangiare giù delle imprese garantite sui soldi che investono anche loro, che debbano o irrobustire le economie esistenti o dare vita a nuove economie, farle crescere affinché localmente possa nascere una speranza da parte di tutti i cittadini di questi paesi, soprattutto dei giudici, di avere un'opportunità di lavoro. Allora i nativi trovano la possibilità di cambiare la loro vita stando lì e non venendo di qua.